Io credo di essere quasi la più vecchia roccaviorese qui dentro. Non e io proprio colgo l'occasione per un appello particolare. Roccaviore c'è una storia meravigliosa. Amatela e fatela amare dai vostri figli. La scuola si sta muovendo. Roccaviore ha già avuto la fortuna che ancora i boschi integri. Non ci stanno le costruzioni come negli altri paesi, non ci stanno. È una fortuna. Roccaviore era famosa, il grande pediatra Caronia. Andava i bambini a Roccaviola negli anni 30, negli anni 40. L'ospedale Cartoni è stato fatto dopo un anno di studi sui tempi, la pioggia e i venti. Purtroppo ce l'hanno scippato, quello è stato un vero peccato. L'ospedale Cartoni è stato costituito il lavoro e la fortuna di tanti roccaviolesi, di centinaia di roccaviolesi. Quindi dobbiamo tornare a portare il lavoro a Roccaviola. Ci abbiamo una fortuna, ce l'avremo presto. Il museo di Robbazza, le visite guidate, la gente deve tornare perché in questo momento l'economia del paese è morta. Naturalmente io mi rifaccio a quello che diceva il consigliere Mastrella. Il costo di quest'opera è notevolissimo, tra 12 miliardi sono 7. 3 milioni di euro e mezzo, significa 7 miliardi. Ma per ammortizzare 7 miliardi, quante cremazioni ci vogliono? Un'altra cosa, Iovino sul Messaggero. 30 anni di gestione. Iovino sul Messaggero ha scritto: Roccaviola è il terzo polo crematorio del Lazio. È tutto dire. Se c'è prima volta e c'è Viterbo, e Roccaviola sarà dove cremeranno Roccaviola, dove cremeranno Roccaviola, sarà. Quindi io vi dico che è una cosa ottima questa assemblea, perché una volta tanto i roccaviolesi devono sentirsi roccaviolesi e difendere l'integrità del paese.